Ciao ragazzi, ho cambiato un'impostazione nella videocamera e non ho la minima idea di che cosa sia successo. Quindi se in questo video c'è qualcosa di strano per quanto riguarda l'inquadratura eccetera, probabilmente è colpa mia, anzi sicuramente è colpa mia. Comunque, oggi come vedete dal titolo, finalmente vi faccio vedere i miei regali e autoregali di Natale. Come vi dicevo in un altro video, non mi ricordo più quale, e ci ho messo un po' per filmare questo video, cioè ancora un po' lo filmavo a febbraio tipo della serie. Solo che ho aspettato un sacco cioè che mi arrivasse un autoregalo che mi sono fatta ed è appena arrivato letteralmente, e volevo aspettare che mi arrivasse prima di filmare il video, quindi finalmente iniziamo. E ripeto, sono sia regali che autoregali, e ho anche un sacco di cose da farvi vedere che mi sono arrivate dalle aziende in questo periodo, appunto anche pre questo periodo, cioè tipo periodo natalizio, però quello magari lo faremo in un altro video, perché altrimenti qui non finiamo più. Primo regalo, ragazzi, che mi è arrivato proprio sotto Natale, come sapete, cioè, allora, ok, un po' di shameless auto pubblicità senza vergogna, però ragazzi, cioè, mi è arrivato praticamente in tempo per Natale, dopo 2 anni che... voi lo sapete, quasi 2 anni che lo progettavo eccetera eccetera, mi è arrivato proprio sotto le feste e per me è stato il più bel regalo di Natale, per la soddisfazione che è questo kit, perché è tipo un sogno che si è vero. Gatto Denver sta confermando, sta sempre alla finestra lui, comunque fuori è buio, non so che cosa veda, ma insomma Gatto Denver un po' così, lo sappiamo. Ed è arrivato il mio kit sopracciglia top con Benefit Cosmetics, lo trovate da Sephora in tutti i Sephora d'Italia e anche online sul sito Sephora, e sono super super orgogliosa del mio kit. Se ne sta parlando tantissimo, il che mi fa molto molto piacere, e in tantissime mi mandate le foto vostre con il kit e mi fa anche le stories, e cerco sempre di pubblicare tutto quando vedo che mi taggate. Ricordatevi sempre di mettere il tag, l'hashtag sopracciglia top, oppure taggate il mio profilo in modo che li veda, perché altrimenti non li posso vedere. E come ben sapete, questo è il cofanetto firmato da me con la mia faccia. Mamma mia, quanto è strano vedere la mia faccia con il logo Benefit, cioè, oh mio Dio, la collaborazione più figa di tutti i tempi. Io non potrei essere più orgogliosa di ciò. Come sapete, ho selezionato i miei 5 più un tool, prodotti preferiti di Benefit per le sopracciglia, e li ho racchiusi in questo cofanetto che ho creato io, e sono appunto, insomma, lo sapete se avete visto il video in cui vi parlavo di questo cofanetto, di questo kit più nel dettaglio, sapete già tutto quanto riguardo i prodotti, quindi in caso andate a vedere quel video, e presto vi filmerò anche un Get Ready With Me utilizzando questi prodotti, che mi sembra il minimo. Vi avevo promesso che l'avrei fatto e assolutamente non me ne sono dimenticata, quindi aspettatevi un nuovo full face of first impressions anche con questo kit, ovviamente utilizzando un sacco di altri prodotti. Però sì, questo ragazzi è stato il regalo più bello, e insomma non potrei essere più felice. Questo è un periodo davvero super 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 felice, quindi grazie per il vostro supporto, che è sempre, non è che voglia dire tanto, è proprio indispensabile, ecco. Poi allora direi di iniziare, allora iniziamo da questa tazza. Questa è stata un bellissimo regalo di Natale e la desideravo da tanto, ma davvero davvero da tanto, solo che era sempre sold out. L'avete vista nel mio video Night Routine, ed è piaciuta un sacco a tantissimi di voi, e mi avete chiesto in tantissimi dove si può trovare. Ragazzi, si trova soltanto nei Paesi Bassi, in Olanda, perché è di un brand olandese, si chiama Blonde Amsterdam, e ovviamente me l'ha regalata De Vries, la mia amica olandese, perché sapeva che mi piaceva veramente tanto, e tutta è stata disegnata a mano, e vabbè, è un unicorno bellissimo, secondo me è davvero la tazza più figa al mondo, e io poi in generale amo questo brand, che purtroppo si trova solo lì, però fa cosine troppo carine, specialmente tazze e piatti veramente bellissimi. Quindi allora, questo, mi dispiace non potervi mettere un link dove acquistare, ma anche sui siti dove si può acquistare online purtroppo si può, cioè, acquistare soltanto dai Paesi Bassi, dall'Olanda, quindi mi dispiace. Poi di solito mi piace sempre mostrarvi cose che, cioè, potete acquistare, però questa volta proprio per questa tazza non posso farlo, purtroppo. Allora, poi mi è arrivato, vabbè, inserisco anche questo perché era un vero e proprio regalo di Natale, non inserisco di solito le cose, cioè in questo video
penso. Non ho inserito praticamente solo due cosine che mi sono arrivate dalle aziende, solo perché erano accompagnate proprio da un biglietto ed era il regalo di Buon Natale proprio, insomma, avete capito, no? Cioè, e quindi vi faccio vedere soltanto questo e un altro, perché li ho considerati dei veri e propri regali di Natale. E allora, all'interno c'era sia questa, la sto già utilizzando, quindi stava già sulla scrivania e con la matita, insulsissima matita, notate, cioè veramente terribile, aiuto! Cioè, ma perché quando filmo i video haul succede sempre di tutto? Ok, ci sono. E questa, allora, all'interno di questo pacchetto da pupa, c'era l'agenda giornaliera 2019 e ho iniziato subito ad utilizzarla perché non ne ho un'altra, sono troppo pigra per andarne a comprare una più carina. E poi mi è arrivato, viva l'onestà, e poi mi è arrivato anche in questo pacchetto molto carino, c'era anche il Pupa Bird 1 ed è un piccolo cofanetto trucco, l'ho lasciato qui nel pacchetto in attesa di filmare questo video, non vi dico altro, ed è, tada, è un piccolo uccellino carinissimo, e ho sempre un po' di difficoltà ad aprirlo, ma ce la faccio, ragazzi, perché ormai, oddio, almeno ce la facevo una volta, ok, ce l'ho fatta. E qui ci sono, allora, la parte superiore sono due rossetti brillanti, uno rosa, uno un po' color ciliegia, e poi sotto invece ci sono due rossetti matte ed un gloss. So che una volta le qualità di questi kit erano sempre molto bassa, cioè erano sempre, sì, abbastanza scarsi come qualità, non so perché, ma vi sto parlando di anni fa. Ultimamente invece so che i kit di trucco tipo questo, ma non necessariamente solo di questo brand, sono di qualità più alta, e quindi sono molto curiosa di provare, dico la verità, non tanto i rossetti lucidi perché non mi piacciono tantissimo, ma sono curiosa di provare i rossetti matte. Vedremo. Comunque molto carino questo kit, ma Pupa è sempre kit molto carino. Ok, poi mi hanno regalato questa statuina che alcuni di voi mi hanno detto è il Buddha. No ragazzi, assolutamente no, è una dea che, di cui adesso mi sfugge il nome, però me l'hanno detto ma mi sono dimenticata completamente, però è sì, regalo molto new age, e ho una statuina del Buddha, devo dire la verità, è in argento, molto carina, e questo però mi devo informare perché mi sento molto ignorante in questo momento, ma non saprei, se magari voi lo sapete scrivetemi, perché in realtà mi è stato detto ma mi sono completamente dimenticata, cioè in realtà mia mamma me l'ha mandato poi come messaggio, però mi sono completamente dimenticata. Allora, poi altro regalo che vi ho fatto vedere anche già in un vlog è, ma vi avevo fatto vedere anche la tazza? Mi sta venendo il dubbio, non sono sicura, credo di no, forse sì, come? Comunque, poi ho ricevuto questo pigiama, pantaloni, e che è molto carino perché c'è un gattino con il fiocchetto rosa e non può esserci cosa più carina al mondo, tra l'altro è anche molto molto soffice e morbido e mi ricorda Gato Denver, che è sempre, dov'è? Eri... ah sì, qua, amore mio, stava proprio qua sotto praticamente, lui sta sempre appiccicato a me, specialmente quando parlo da sola e mi guarda e pensa questo non è normale. Comunque sì, questo pigiamino bellissimo, e anche questo l'ho lasciato nella, nel pacco regalo, ragazzi, solo per potervelo far vedere, ok? Ok. Poi adesso direi che possiamo arrivare. Ah no, c'è quest'altro regalo che, tadan, arriva, in realtà si potrebbe dire da un'azienda, ma me l'ha spedito Silvia, che oltre a lavorare per Givenchy, io ormai la conosco da tipo 9 anni e quindi è una grande amica. Quindi, e mi ha mandato questo cofanetto pazzesco con, ma anche questo se non sbaglio avete visto nel vlog, quindi non mi dilungherò troppo, ma perché sembro sempre calva nei video, cioè deve esserci un perché, e forse li decoloro troppo, e ci sono, Nicole smettila di perderti in altri discorsi, io sono un po' come Alice. Allora ci sono 5 smalti e 5 rossetti appunto del brand che vanno in, diciamo, a colore, quindi questo smalto ha la tonalità di rossetto molto molto simile, che è un bellissimo fucsia, ed era dei tempi di MAC che non vedevo rossetti abbinati agli smalti, quindi questa è una cosa molto carina. Non so se sia un kit in realtà disponibile per il pubblico, ma sicuramente singolarmente si trovano, e poi ovviamente, ma quello che mi piace di più è
questo rosso, ve lo faccio vedere perché è proprio un rosso classico, sia lo smalto che il rossetto sono meravigliosi, meravigliosi. L'unica cosa, non li ho ancora provati, non so, non conosco il finish. Tra l'altro lo smalto di questo ce l'ho e l'ho finito, questo smalto, perché dovete sapere che nonostante io abbia il semipermanente, molto spesso non riesco ad andare a fare il semipermanente, le unghie si rovinano e io tipo praticamente lo ritocco con gli smalti che ho, anche se non andrebbe fatto, però io lo faccio, e appunto va a collegarsi a questo rosso, e poi molto molto bello è anche questo color pesca corallo, sia lo smalto che poi il rossetto, perché anche se secondo me è un pochino più scuro il rossetto rispetto allo smalto e sono un pochino più adatti forse alla primavera estate, questo colore un po' più corallo, un po' più aranciato, ma presumo che facciano forse parte proprio della collezione primavera estate, insomma, direi, no? Quindi bellissimo, bellissimo davvero questo regalo, è sì, insomma, meraviglioso, poi questo brand lo amo. Arriviamo agli autoregali che mi sono fatta. Allora, prima cosa che vi farò vedere, e la scatola era appunto, sono un po' sconclusionati i miei vlog, si vede, e la scatola era questa, l'ho acquistata su Luisa via Roma, non so perché, ah sì, lo so, perché sul sito Balenciaga era sold out, non mi ricordo se questo modello proprio o la mia taglia, comunque non potevo acquistarlo sul sito Balenciaga, e quindi l'ho acquistato su Luisa via Roma, not sponsored by the way, Luisa via Roma sponsorizzami, no, sto scherzando. E mi è arrivato e ho preso questo maglione Balenciaga. Sì, lo so, è praticamente un logo, e si vede che l'ho indossato perché ci sono peli di Denver, capelli, c'è cioè chi più ne ha più ne metta, spero il videocamera non si vedano. Comunque è il maglione oversized, quindi la versione un pochino più lunga del maglione con il multilogo, insomma, è conosciutissimo, mi sto trattenendo dall'autunno a comprarlo e poi non ce l'ho fatta, l'ho preso. Sì, molto caldo tra l'altro questo, è molto... come posso dirvi, è molto spessa la lana e tiene molto molto caldo, l'ho usato in montagna nel vlog che avete visto quando sono stata su Funivia eccetera con la neve, avevo questo e devo dire che è davvero super super caldo, morbido caldo, mi piace molto. E poi altra cosina che ho preso è questo, e sono gli stivaletti che ho visto un sacco in giro e mi piacciono tantissimo, sono di questo brand che devo essere sincera non conoscevo, però dal prezzo che hanno sono parecchio, cioè, anzi molto alti, come nel senso che dovrebbero essere anche delle buonissime scarpe, cosa che mi auguro sinceramente, e si chiama Dear Francis il brand, e le scarpe che ho preso, qui c'è il disastro più totale, è arrivata addirittura la gatta Stellina che qua non ci viene mai, e ho preso ragazzi questi stivaletti, tronchetti insomma. Hanno parecchio tacco, ma vi devo dire la verità, sono molto comodi perché il tacco è super super largo, guardate che roba, quindi praticamente è come se non ci fosse il tacco. L'unico problema è che io odio e detesto e non riesco a giustificare, e quando questi brand che comunque ti fanno, cioè ti vendono le calzature a prezzi non proprio bassi, diciamo, ecco questo è un lato, questo è l'altro, ecco, ti vendono queste calzature a prezzi non proprio bassi, io non mi spiego come mai poi la suola sia completamente liscia, cioè se io esco così, l'ho fatto una volta sola e ragazzi è pericoloso, nel senso che scivoli tantissimo, quindi non giustifico il fatto che non ci sia una suola in modo da poterli indossare subito, cioè in gomma o comunque antiscivolo, sono lisci sia sul tacco che sulla parte della insomma pianta anteriore del piede, come la devo chiamare, non lo so, avampiede, e sì, mi dà un po' fastidio perché cioè adesso non posso metterli e ovviamente devo portare a farci la suola, però sono molto molto belli e appunto molto comodi. Poi allora ho ancora due cosine da farvi vedere, inizierei da questa, ma sono due cosine molto molto grosse, se capite quello che voglio dirvi. Allora, il primo auto, cioè
Un altro autoregalo che mi sono fatta è questo di Hermès. Era da un po' che non facevo shopping di Hermès e ho fatto shopping online. C'era il bracciale che volevo e io non ho ancora aperto questo pacchetto, quindi praticamente sto spacchettando. C'è anche scritto Noël in francese e io non lo so leggere, comunque so che significa Natale, quindi ce l'ho, è proprio, l'ho preso a Natale ma ancora non l'ho aperto per fare questo video, ed è, l'ho svelato ormai, è un bracciale. Ed è il bracciale in lacca nera e hardware argento, e praticamente, ah ecco, lo sto indossando anche oggi, è praticamente uguale a questo che già avevo dorato, ma adesso l'ho preso anche versione silver, versione argento. È molto bello, spero che la taglia sia quella giusta, ma sì, c'è scritto la S, quindi perfetto, e sono super 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 contenta perché questo l'avevo preso S e praticamente la commessa poi mi aveva dato la M, infatti mi sta un po' grandino, però insomma ho continuato ad usarlo, però sono, sì, volevo la taglia giusta ovviamente. Molto contenta di questo acquisto, finalmente era da un sacco che lo volevo, perché ogni volta che indosso accessori argentati eccetera penso sempre a quanto potrebbe starci bene lui, e alla fine non l'ho mai preso, e poi adesso a Natale mi sono detta ma sì Nicole, fatti questo regalo, e l'ho preso, sì, quindi me lo vedrete anche indossare parecchio, vi avviso, vi avviso. E poi, ragazzi, allora, altro regalo che io mi sono fatta è di Louis Vuitton, e finalmente, allora, questo è quello che io ho aspettato così a lungo e mi è arrivato solo settimana scorsa, praticamente qualche giorno fa, e solo che io ero via e poi sono dovuta andarlo a ritirare. Questo era, è praticamente introvabile, ok? E io lo volevo da un sacco di tempo, tipo anni. E poi vi spiegherò come mai non l'ho preso prima. Comunque, quando finalmente mi sono decisa, era praticamente introvabile e me l'hanno scovato, non so come, cioè c'è la lista d'attesa, una persona ha rinunciato e quindi sono subentrata io, però beh, assurdo, veramente. Ed è, ovviamente non so il nome, come tutti i miei acquisti. Ta-da-da, ta-da-da. Spacchettamento con musichetta che non può mai mancare, ed è lei. E lei è la custodia per iPhone 10S, la trunk, iTrunk, monogram trunk, qualcosa con trunk, e custodia. Sto ancora studiando perché mi sembra che si apra. Adesso sto notando che effettivamente si apre e quindi la metti così sul cellulare. Bene, interessante. Praticamente io quando volevo allora, ricomincio dal principio Nicole, e volevo prenderla, non riesco più a chiuderla, volevo prenderla quando avevo ancora l'iPhone 7, e però mi sono detta no, Nicole, no, perché tipo prossimo anno esce il 10, poi ti ritrovi con sta custodia, che cosa ci fai? E quindi ho aspettato che uscisse il nuovo iPhone, il 10S, l'ho comprato e adesso finalmente ho anche la custodia, e sì, ho tutta intenzione di tenere l'iPhone 10S, non cambio ogni qualvolta esce un nuovo iPhone, a meno che il mio non sia lento, la batteria non funzioni più e io proprio non riesca più ad usarlo. E accanto c'è anche questa. Praticamente io non so perché, ma da quando io volevo comprarla hanno aumentato il prezzo di questa custodia. Vi odio, non di poco tra l'altro, eppure è la stessa. E quindi vabbè, comunque, e anche per questo poi non volevo prenderla. Però alla fine l'ho fatto, e c'è anche la tracolla. C'è la tracolla che io ovviamente non userò mai, però sono troppo troppo felice. Adesso che ho filmato questo video finalmente posso andare a metterla sul cellulare. Oddio, non ci credo, che poi è stranissimo perché è veramente pesante. Cioè tutti questi dettagli sono effettivamente metallo, cioè pieno, è pesante. E quindi sì, questo è il mio autoregalo, questi sono i miei grossi autoregali di Natale per quest'anno. Spero che vi siano piaciuti, mia family. Come vi dicevo, devo farvi veramente un altro video spacchettamento perché ho talmente tanti pacchi dalle aziende che mi sono arrivati di cosine strafighe che devo fare un video apposito per quello. Comunque, questo è tutto, io vi mando un bacio grandissimo e niente, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!